intervento per dichiarazione del senatore Tremonti, che però... Allora intanto do la parola al senatore Tosato pregandolo di svolgere la sua dichiarazione. Grazie Presidente. Innanzitutto noi dobbiamo mettere in evidenza che è con un certo imbarazzo che ci troviamo ad affrontare questa discussione a fronte di una scarna relazione di poche pagine, tre facciate presentate dal governo su un tema che è di grande rilevanza. Con un'azione del tutto straordinaria il governo chiede di stanziare 20 miliardi a debito contro quelle che sono le regole che sono state inserite in Costituzione. E questa proposta viene avanzata, ripeto, con queste scarne paginette, con una relazione imbarazzante del ministro Padoan ieri nella riunione delle commissioni bilancio congiunte alla Camera dei Deputati, si è limitato a fare un riassunto di queste tre paginette, non ha detto nulla di più rispetto a quella che era la strategia e l'intenzione del governo. Ed è ancora più imbarazzante, onestamente, che al primo atto importante di questo governo, di questo Renzi bis o Gentiloni, come lo si voglia chiamare, si debba affrontare questa discussione con un'aula deserta, soprattutto devo dire nei banchi del Partito Democratico, che dovrebbe essere qua a difendere questo provvedimento e a fronte di uno stanziamento a debito di 20 miliardi. E questa relazione è stata definita intervento salva risparmio, fa un po' il pari con tanti dei provvedimenti di Renzi e qui vediamo la continuità. Salva risparmio, in passato si chiamavano salva banche, a fossa risparmiatori però è stato evidente a tutti. Si parlava di buona scuola, della riforma costituzionale più bella del mondo. Dietro le parole voi avete sempre nascosto delle fregature e anche questo provvedimento rappresenta una fregatura. Avete affermato che si tratta di un intervento precauzionale. Vedremo se sarà necessario attuarlo. Ma perché tutta questa ipocrisia? Ormai è evidente a tutti che è fallito il tentativo di aumento di capitale di MPS con risorse private ed è evidente a tutti che si concretizzerà questa necessità. L'utilizzo dei 20 miliardi avrà un impatto sul debito pubblico considerevole, soprattutto sul bilancio del 2017. E dopo gli oltre 100 miliardi di aumento del debito dei 1000 giorni del governo Renzi, ora il governo Gentiloni-Renzi prosegue con una richiesta di indebitamento di 20 miliardi dopo solo una settimana dal suo insediamento. Io credo che questo non sia il modo migliore per iniziare. E si tratta solo l'ultimo di una serie di provvedimenti del tutto fallimentari, sia per tutelare il sistema bancario, ma sia soprattutto per tutelare i risparmi degli italiani. Vorremmo ricordarli brevemente. Ricordiamo la riforma delle popolari, impugnata dal Consiglio di Stato e in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla sua legittimità. La riforma del credito cooperativo, che è ancora in alto mare. Il bail-in, approvato con leggerezza, salvo poi accorgersi delle gravi conseguenze. Ratificato come sempre supinamente e poi criticato con una certo timore, con un certo imbarazzo, come fa sempre, come ha fatto sempre il governo Renzi, altro che battere i pugni. Avete accettato supinamente dall'Europa parametri insostenibili per il sistema bancario italiano, sbandierando con orgoglio che il nostro sistema era il più solido di tutti e lo stiamo vedendo in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, quanto solido fosse. E poi ricordiamoci anche di quanto contiamo poco a livello europeo. Siamo ancora in attesa dell'autorizzazione di utilizzare questo debito di 20 miliardi a fronte di una Germania che ha investito 260 miliardi anni fa per salvare le proprie banche. Ora il governo italiano attende con trepidazione l'ok non da Bruxelles ma da Berlino. Questa è la verità, è la cruda verità di questa Europa che voi avete costruito. Bella Europa, complimenti. Avete utilizzato 60 miliardi di denari pubblici per salvare le banche tedesche e francesi che erano esposte con la Grecia. E ora dovete elemosinare a Bruxelles e a Berlino
l'autorizzazione per stanziare 20 miliardi per le banche italiane. Io credo che sia una vera vergogna. E poi ci sono i fallimenti e le responsabilità verso i risparmiatori, che forse sono ancora più gravi. Il decreto salva banche di un anno fa ha messo in ginocchio molte famiglie risparmiatori. Rimborsi lenti, parziali e segnati da continue proteste, perché non siete nemmeno riusciti a tutelare tutti i risparmiatori, ma solo una parte. Il futuro delle quattro banche, delle famose quattro banche, è ancora in bilico, segnato da gravi incertezze. Il fondo Atlante 1 e 2 è stato attuato con un sistema subdolo, per cui a fronte di investimenti bancari ci sono stati istituti bancari che si sono rivalsi sui correntisti con prelievi una tantum o con l'aumento delle commissioni. E ora voi proseguite questi vostri successi con l'operazione Monti dei Paschi, che rischia di prevedere altri provvedimenti gravissimi nei confronti dei risparmiatori italiani. L'azzeramento dei risparmi degli azionisti, la conversione forzata dei bond subordinati che riguarderanno 40.000 risparmiatori e l'aumento del debito pubblico per 20 miliardi senza alcuna garanzia che questa operazione porterà al salvataggio di Monte dei Paschi. C'è sicuramente incapacità, ma ci sono anche gravi responsabilità dei vostri governi di questi ultimi 5 anni. In particolare le responsabilità sono legate al fatto che più di un anno fa un rappresentante autorevole del Partito Democratico, il senatore Marcucci, annunciò che a fronte di quel famoso decreto salvabanche sarebbe stata istituita immediatamente una commissione d'inchiesta sul sistema bancario. È ancora un anno che noi attendiamo che questa commissione venga varata. Io faccio parte della Commissione Finanze e posso dire che è stato condotto volutamente un iter farraginoso, lento, fatto di 1000 audizioni inutili per impedire il varo di questa commissione. Nell'immediato dell'emozione di quel decreto e del danno che veniva fatto ai risparmiatori si annunciò l'istituzione della commissione e poi si è approfittato che il tempo passava, che l'attenzione dei media calava e si è fatta la cosa peggiore, quella di insabbiare una commissione d'inchiesta che è assolutamente necessaria. Siamo stanchi della melina portata avanti dal Partito Democratico e anche con degli interventi assolutamente inaccettabili di esponenti del precedente governo come il vice ministro Zanetti, che è riuscito ad affermare che la commissione d'inchiesta doveva essere varata immediatamente e che c'era una irresponsabilità delle opposizioni che non cercavano di accelerare questo iter. La follia allo stato puro. Un governo che aveva la possibilità di indicare alla propria maggioranza una procedura di urgenza per varare questa commissione arriva ad accusare le opposizioni di lentezza. Guardate, la commissione d'inchiesta avrebbe già dovuto terminare i suoi lavori. Invece non li ha neppure iniziati, perché non è stata nemmeno varata. E mentre i cittadini pagano e i risparmiatori soffrono, abbandonati nella totale indifferenza alla loro disperazione, i responsabili di quelle vicende sono ancora a piede libero e non stanno rispondendo in alcun modo dei propri comportamenti e ricevono compensi e buonuscite milionarie. Ci chiediamo, dopo un anno, cosa avete da nascondere? Cosa avete da nascondere? Perché il Partito Democratico impedisce il varo di questa commissione d'inchiesta? Ci sono responsabilità politiche da nascondere? Sappiamo che c'è un'interferenza del mondo politico su quello bancario e nel caso di Monti dei Paschi onestamente è enorme. Nel sistema delle nomine il ruolo del PD è stato sempre decisivo, è evidente a tutti, lo sanno anche gli sprovveduti. La lezione qual è in definitiva? Che pagano sempre i soliti, i cittadini indifesi e non tutelati. Lo vediamo con le banche popolari di Vicenza, le Veneto Banca, le quattro banche. Guardate, questa relazione è priva di contenuti, arrivo alla fine. È una delega in bianco, ma per fare cosa? Non ci è dato saperlo, non ce l'avete spiegato. Quali garanzie chiederete alla banca per tutelare gli azionisti, i correntisti a fronte di questi 20 miliardi? Quali banche se ne avvarranno? Come verranno utilizzati i 20 miliardi? Perché 20?
È solo l'inizio? Qual è la vostra strategia, ammesso che ne abbiate una? Non ce l'avete spiegato. Noi eravamo ben disposti a fronte di questo provvedimento, di questa relazione. Sentivamo la responsabilità di promuovere questo percorso che era assolutamente necessario per le vostre incapacità di questi ultimi 5 anni. Ma è ormai evidente che voi navigate a vista, pericolosamente e irresponsabilmente. Noi non possiamo e non vogliamo diventare i vostri complici in questa triste vicenda. Valuteremo i testi dei decreti legge, dei prossimi decreti legge, ma oggi non possiamo votare a favore di una relazione vuota di contenuti. Non possiamo fare un atto di fede, questo governo non lo merita. La Lega Nord vota contro la relazione del governo Renzi-Gentiloni. È iscritto a parlare il senatore Giulio Tremonti. Grazie, signor Presidente e signori senatori.